Sconfitto 2-1 dal Chelsea in finale. Partono i francinta. Attenzione anche al movimento in avanti di Ilyes Husni. 2000, ci seguiamo il Paris Saint-Germain, palla che arriva in mezzo, c'è il gol subito. Azioni, e qui viene presa l'infilata dal suggerimento a sinistra. Semplicità, come lo chiamano i compagni, Vimoji. Del campionato italiano. Intanto prova la mia a mettere sul secondo palo francesi. Salgono con il tocco dentro di Fernandez, per porta spesso da regolamento possibile sino chiaramente all'under 21 a scegliere anche, cambia marcia, mette il motorino qui Emery, non lo prende nessuno, tocco morbido di Paris Saint-Germain, solito movimento molto largo. Commettere fallo. Ulazzi, prima tra tendere la maglia avrebbe rischiato l'ammonizione. Subentra Husni, attenzione alla ripartenza del Paris. Poi Valdesi, su di lui il disturbo falloso di Husni, no, si continua a giocare. Husni prova Longe Boende. Tanto siamo già con l'area di rigore e il gol. Palla scoperta a punizione. Husni va direttamente a puntare Huizen per quanto riguarda il colpo di testa. Maluccio per questa lettura difensiva, infatti il difensore non apprezzerà moltissimo l'atteggiamento, nemmeno in situazione di attacco. Provano a snidare o a far avanzare un pochettino di più. Ancora c'è un'autostrada a sinistra per il pericolo. Bishabu, come dicevamo, diversi nello staff del Paris Saint-Germain adesso cominciano a credere. Vimoje ancora più esigua. Tanto 2020, 10 gol in 2. Il Paris Saint-Germain perse di esecuzione quando la Juve stava rientrando in partita. Grazie in mezzo, un buon pallone a volo d'angelo, ha provato centralmente Turco. Vedere tra le linee Asa, pallone non controllato da Husni, fermatosi, ma più che altro perché nella su Mancini sembrava anche il Milan quasi tutto fatto. Poi il blitz bianconero, come ha detto lui, e Bishabu spesso si allenano con la prima squadra. 20 aprile contro l'Angers, diventando il più giovane debuttante nella Liga. Team veramente Turco rincorre questo pallone, lo mette giù, contatto con lui, si arriva da Cicciambù, palla poi dentro per Husni, area di rigore ancora, play out, due volte playoff, e poi ha ricominciato proprio quest'anno. Arbi, l'ultimo insieme a Husni, arriva a rimorchio proprio il 15. Husni mette giù il pallone, gli ruba il tempo Zuango. Una lunga battuta da Fernandez, difesa schierata. Insomma, adesso arriva Husni. Ricordiamo domani Inter contro Bayern, Napoli contro Liverpool. Grassino al 94. Azione del match nel recupero e poi